Gentili ascoltatori, sono le ore 11, buongiorno, siete collegati con la redazione giornalistica di Pineta Oggi TV Online per Ecomondo Notizie. Naturalmente sarà un notiziario che si concentrerà sulle ultime news riguardo a questa forte ondata di maltempo che sta imperversando sull'Italia centro-nord, in modo particolare sul nord-nord-ovest. In collegamento telefonico con noi abbiamo anche l'ingegnere Alessandro Patto del contratto di Fiume che saluto. Buongiorno ingegnere. Buongiorno a tutti, buongiorno Massimo e buongiorno caro Dario. Benissimo, allora io ecco, ti chiedo di attendere un attimo, Alessandro, che noi andiamo avanti col notiziario e alla fine poi approfondiremo un po' tutta questa situazione, incluse anche, ho visto, delle importanti novità per quanto riguarda il contratto di Fiume. Benissimo, allora andiamo avanti con il notiziario. Allora, maltempo, avevamo detto, c'è allerta su tutti i fiumi del nord. La prevista ondata di maltempo mette in ginocchio il nord-ovest. In Lombardia la situazione è difficile, ma sotto controllo. A Milano sono esondati il Seveso e il Lambro. Evacuata la comunità Exodus, chiuse molte stazioni della metro. Allagato lo stadio San Siro. Italia-Croazia forse da posticipare. A causa del Lambro, la Protezione Civile ha diramato l'allerta 3 anche a Monza e nei comuni vicini dove si tiene sotto osservazione l'Adda. Allarme anche in Emilia-Romagna per la piena del Po e in Toscana, a Carrara, dove è stata disposta l'evacuazione delle zone vicine al torrente Carrarino. Questa notizia l'avremmo voluta riprendere. Ricordo che già la nostra emittente ha cominciato a seguire questa situazione nella serata di ieri con alcune edizioni speciali del nostro giornale radio. In continuo praticamente aggiornamento. E dunque, proseguiamo. Appello del sindaco di Genova, Doria, a non uscire di casa e a salire ai piani alti delle abitazioni. Nel ponente sono straripati il Polcevera, Fegino, Ruscarolo e Torbella. A Mignanego un torrente travolge un'auto, si cerca un disperso. Massima attenzione per possibili esondazioni del Bisagno e Ferraggiano, chiusi i ponti sui due fiumi, allagamenti in piazzale Adriatico, centro città. Genova vive una nuova alluvione, dice l'assessore regionale Paita, che chiede l'aiuto dell'esercito. Frana e sgomberi a Voltri, una tromba d'aria a Pra e mareggiata e vento forte nel Tiguglio. Una pila di container al porto è letteralmente volata via. Dunque, c'è stato poi anche un potente nubifragio a Roma, violentissimo, allagamenti e traffico completamente in tilt a Roma dopo questo violentissimo nubifragio che si è abbattuto sulla città, particolarmente colpito il quadrante sud-ovest, in particolare via Portuense e Piazzale della Radio, dove le strade allagate hanno creato non pochi problemi alla circolazione, disagi anche a Viale Trastevere a causa delle foglie cadute dagli alberi. Difficoltà si sono registrate anche a Ostia con decine di chiamate ai vigili del fuoco per scantinati allagati ad Anzio e Pomezia. Ci sono degli aggiornamenti, due morti a Cerro di Laverno, scusate, due morti a Cerro di Laveno, siamo in provincia di Varese, per la frana che ha provocato il crollo di una casa. Le vittime sono una sedicenne e un settantenne, membri di una famiglia residente nella casa travolta dal fango. In tutto il nord è allerta fiumi, allarme anche in Emilia-Romagna, come avevamo detto, in Toscana, a Carrara, evacuate le zone vicino al Carione. Torna lentamente alla normalità la situazione a Milano, dove non piove da ieri sera. Nella notte è rientrata l'esondazione del Seveso, passata anche la piena del Lambro che ha rotto gli argini in alcuni punti a Monza, esondato anche il Taro a Meda, tra i centri colpiti Arcore, Biassono e Seregno. C'è ancora un altro aggiornamento che ci arriva in questo momento in studio. Dunque, paura ad Alessandria per il Bormida in piena, intorno ai 9 metri di livello, la soglia, lo ricordiamo, la soglia di attenzione è di 7 metri. Abbiamo 20 strade chiuse.
Frazioni isolate, frane e massi ovunque. È una catastrofe, dice Maria Rita Rossa, sindaco e presidente della provincia di Alessandria, aggiungendo: abbiamo rafforzato gli argini del Bormida, ma ci sono già state segnalate rotture. Decisa la chiusura del ponte sul Bormida e i sottopassi in città, frane e allagamenti a causa dell'esondazione di alcuni canali in provincia e interruzione di alcune strade. A Stazzano, 40 persone sono isolate per una frana. Dunque, come dire, la frase che emerge in primo piano è che appunto il sindaco dice: abbiamo una ventina di strade chiuse, cioè veramente siamo ad una situazione molto molto seria. Dicevo, in collegamento con noi da Favaro Veneto, Venezia, abbiamo l'ingegnere Alessandro Pattaro del contratto di Fiume, che lui naturalmente è esperto nell'idraulica in queste situazioni. Ecco, chiedo innanzitutto una tua opinione, Alessandro, su questa situazione gravissima. Allora, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Naturalmente, dalle notizie che Massimo Bonella ha letto, si capisce che si tratta di un bollettino bellico. Tutta l'Italia è attraversata dal maltempo ed è colpita da serie, diciamo così, situazioni, ecco, che compromettono la coesistenza civile, no? Con questa condizione qui, ma indica anche che è un modello di sviluppo che è in crisi, di cui non possiamo dimenticarci, perché adesso ci ricordiamo per qualche giorno che c'è stato l'allagamento e poi ce ne scordiamo, ma è un modello che è in crisi, è un modello economico basato sullo sfruttamento del suolo del territorio. Dobbiamo pensare ad un modello di insediamento diverso, quindi basta spendere, basta pensare che si può fare economia con il piano casa, con metodi che sfruttano e speculano sul territorio. Dobbiamo pensare invece a un modello di gestione del territorio diverso, ed è questo che noi rivendichiamo attraverso il contratto di Fiume, cioè un modello di gestione condivisa e sostenibile del territorio. Il 18 e 19 di novembre, proprio a Venezia, si terrà il nono tavolo nazionale dei contratti di Fiume, e quindi vi invito tutti a partecipare. Andate a vedere sul sito internet, beh, io vi fornisco questi due siti che sono quelli di due processi partecipativi che abbiamo attivato qui localmente nel Veneto, e sono il Mero Valle Musestre e il Marzenego. Quindi vi suggerirei di andare a vedere tutte le notizie relative a questo convegno che si terrà appunto il 18-19 novembre. Quindi merovaliomusestre.it e marzenego.it per trovare tutte quante le modalità per partecipare al convegno. Quindi vi invito tutti a partecipare. Noi siamo attivi sia come tecnici sia come società civile, perché quello che noi proponiamo attraverso un contratto di Fiume è quello di costruire un'intelligenza collettiva che metta insieme tutte le energie migliori della nostra comunità, quindi istituzioni, associazioni, cittadini, tecnici, società civile. È un patto, è un'alleanza, un accordo in cui tutti insieme cerchiamo di intanto di condividere quelle che sono le criticità e le valenze del territorio, e poi da questo maturare insieme una visione sul futuro, strategica sul futuro, e un piano di azioni per rigenerare il nostro territorio da un punto di vista ambientale. Non c'è soltanto il problema della sicurezza idraulica, c'è il problema della qualità delle acque, quindi l'inquinamento, c'è il problema della tutela della biodiversità, c'è la questione anche della fruizione condivisa di beni comuni ed indivisibili, perché i fiumi appartengono a tutti, non sono proprietà privata, ma appartengono a tutti, l'acqua, e tutti questi temi hanno pari dignità e devono essere affrontati nello stesso modo, cercando una soluzione che sia integrata e partecipata. Questo è il fine di processi come quelli dei contratti di Fiume. Quindi vi invito tutti a partecipare il 18 e in particolare il 19 novembre a Venezia, presso il Laguna Palace Hotel a Mestre, al nono tavolo nazionale dei contratti di Fiume. Ecco, hai fatto bene a ricordarlo, Alessandro, questo appuntamento. E dunque volevo anche farti un'altra domanda, più che altro, cioè, un complimento, perché avete ricevuto anche un premio, ne hanno parlato stamattina i giornali locali. Allora, c'è anche questo, insomma, tra le notizie che sono
tragiche, ma non sono fatalità, ecco, quelle che sono successe a questo nostro paese. Ce n'è anche una bella notizia, cioè il fatto che viene apprezzato, quindi c'è stato questo riconoscimento importante per il processo del contratto di Fiume Mio Lavagno Musestre. Abbiamo ottenuto questo riconoscimento del nono tavolo nazionale dei contratti di Fiume. Oggi c'è anche un'altra bella notizia, ecco, che ne do conto, e cioè che come contratto di Fiume, come forum del contratto di Fiume, Mazzeno e Cosentino, noi siamo pronti anche ad assumerci la responsabilità di una gestione sostenibile del territorio. E per questo abbiamo candidato anche il nostro rappresentante, che è Fabrizio Dabeo, del forum per il contratto di Fiume, Neolovai Muse, scusate, contratto di Fiume Mazzenico, ed è anche il rappresentante del comitato dei ragazzi di Favaro. Abbiamo candidato Fabrizio Dabeo a consigliere per l'assemblea del consorzio di bonifica acque risorgive, perché ricordiamo che ancora adesso, quindi ancora dopo 600 anni e più, i consorzi di bonifica in Veneto gestiscono oltre il 90% del territorio. È un ente privato, di diritto privato, che ha funzioni pubbliche, che gestisce gran parte del territorio. Quindi abbiamo deciso di candidare un nostro rappresentante all'interno dell'assemblea del consorzio di bonifica acque risorgive, dove si terranno il 14 dicembre. Ecco, quindi Alessandro, avremo diciamo, la presenza di un cittadino che ha vissuto un allagamento, sa cosa vuol dire i disagi, quindi potrebbe portare veramente una parola concreta all'interno di quell'istituzione. Fabrizio ne ha subiti più di un allagamento, perché è dal 2000 che si batte per rendere il proprio territorio dell'entroterra veneziano più sicuro. E quindi lui sa, insomma, lui rappresenta davvero una storia più che decennale, anzi forse di 15-16 anni. Quindi ormai, diciamo così, come dire, ha anche un titolo, come dire, potremmo già affidargli una laurea in ingegneria per tutte le esperienze che ha fatto, ecco, idraulica, sì. Quindi è Certo. una persona che ha maturato una certa competenza, e quindi è giusto che entri, secondo me, nell'assemblea del consorzio di bonifica acque risorgive, a tutelare i diritti, ecco, ad avere un ambiente sano e sicuro. Ecco, sì, a tale proposito vorrei ricordare che proprio sono testimone, non mi stancherò mai di ripeterlo perché, insomma, che si sappia quanti sabati e domenica che ha sacrificato per andare a vedere la situazione dei fossati, la situazione idrica del territorio. E ogni tanto ci incontravamo anche con te, Alessandro, ci sono state anche alcune coincidenze di questo tipo, quindi insomma, ecco, lo abbiamo visto veramente molto attivo, molto attento al territorio. E insomma ci ha dato dentro parecchio, un grande lavoro, poi anche di documentazione e siamo riusciti a fare un po' il punto della situazione, i punti più critici evidenziati per poi poter intervenire e poter segnalare queste anomalie, questi problemi alle istituzioni competenti. Fabrizio è una persona di cui ci si può fidare. Benissimo. Allora, guarda, se non hai altro da aggiungere, perché spazio se vuoi ce n'è ancora, io direi di chiudere qui questo collegamento, Alessandro, oppure se hai da dirci qualche altra novità, noi ben lieti ti ascoltiamo. È da ricordare appunto sempre, ricordo questi due siti internet, quindi meolovagliomusestre.it e marzenego.it, abbiamo anche le nostre pagine Facebook, quindi anche lì è più facile tenersi aggiornati. Quindi CDF, che sta per contratto di Fiume, CDF Mio Lavagno Musestre, questa è la prima pagina, Facebook, la seconda CDF Marzenego Posellino, la seconda pagina Facebook. E vi invito ad andare a vedere, a tenervi aggiornati su questi siti e a seguire i lavori del nono tavolo nazionale dei contratti di Fiume, che è in programma a Venezia il 18 e 19 novembre. Perfetto, ecco, hai fatto bene a ricordare anche i siti internet in modo tale che i nostri ascoltatori possano avere dei punti di riferimento per poi poter seguire il tutto. Ti ringrazio Alessandro Pattaro, ingegnere Alessandro Pattaro, e a presto, buon lavoro. Vi ringrazio e vi saluto, e poiché, ecco, concludo dicendo questo, che siccome anche noi parteciperemo e saremo relatori al convegno, ecco, al tavolo nazionale dei contratti di Fiume, ho anche indicato Pianeta Oggi TV e Science Web Network, ecco, come i media che hanno dato molta attenzione
gestione hanno seguito da sempre le attività del contratto di fiume. Ah, certamente, questa è una notizia che ci fa piacere e ti ringraziamo doppiamente. Allora, a presto e buona giornata, Alessandro. Buona giornata, ciao Massimo. Ciao. Benissimo, allora il nostro amico, possiamo dire così, ingegnere Alessandro Pattaro, che ci ha sempre informati su queste iniziative, appuntamenti da non perdere, siti internet da poter avere sempre così sotto mano per poter essere altresì informati su tutto. Dunque, guardo se ci sono altre notizie, altri aggiornamenti per quanto riguarda questa forte ondata di maltempo. No, non c'è nulla. Vi ricordo solo che ieri sera c'è stata una conferenza, e qui cambiamo argomento, per quanto riguarda la situazione tesa in Ucraina, conferenza che si è tenuta a Mestre, con l'intervento anche del giornalista europarlamentare e attualmente presidente di Alternativa Pandora TV.it, Giulietto Chiesa. Ci sono stati momenti di tensione abbastanza accesa, è intervenuta la polizia, poi tutto è andato a posto, diciamo tutto si è calmato. La conferenza è proseguita, Giulietto Chiesa ha risposto anche a tutte le domande o vari attacchi che purtroppo ha ricevuto, perché lì c'erano dei cittadini ucraini che erano per alcuni per l'indipendenza, altri invece erano diciamo pensiero opposto. E quindi praticamente c'è stato questo attacco, c'era molta confusione, come dire, si attaccano tra di loro, si additavano tra di loro creando molto chiasso in sala e in alcuni momenti il convegno si è dovuto interrompere per qualche minuto. Poi, come ripeto, con l'intervento delle forze dell'ordine tutto è andato a posto e Giulietto Chiesa, in modo brillante, concreto, documentato, ha chiarito tutta la situazione. E noi abbiamo fatto delle interviste, dei servizi come Pianeta Oggi TV e Salsa Web Network che prossimamente saranno in programmazione e li potete seguire. A questo punto non mi resta che rilanciare la linea, se possiamo dire così, alla regia centrale di Treviso, Rosario Moreno, per il proseguo della programmazione musicale di Sars Web Network. Noi ci sentiamo di nuovo in diretta questa sera a partire dalle 18:30 sull'emittente radiofonica terrestre Radio Piper Fontana Fredda sugli 88 e 800 per tutto l'Alto Adriatico, quindi 18 e 30 non mancate. Per coloro che invece ci seguono da fuori, diciamo ambito regionale, possono riascoltare questo programma Pianeta Oggi Eventi nel Mondo giovedì sera a partire dalle ore 22 qui su Sites Web Network al sito sitewebnetwork.it. Ancora una cosa, dunque tra poco, dopo le 13, sul canale 86 di Eden TV ci sarà il settimanale che invece prende il nome di Pianeta Oggi Reporter, quindi lo possono seguire tutti gli ascoltatori che sono in Veneto fino alla Lombardia, Brescia, tutta la zona anche del Veneto orientale. E quindi mercoledì in terza serata invece lo stesso settimanale lo potranno seguire in TV appunto terrestre in Friuli Venezia Giulia e anche l'Istria, la Bassa Austria tramite video telecarnia sul canale invece 46. È veramente tutto per questa edizione di Ecomondo Notizie. Vi ringrazio per averci seguito. Dunque, appuntamento più tardi ed ora veramente la linea passa a Rosario Moreno, che saluto, che penso che mi sta ascoltando. Rosario, buona giornata. Buona giornata a te Massimo, buona giornata a tutti i nostri ascoltatori, sono qua in linea e ascoltavo con vivo interesse anche l'intervento dell'ingegner Pattaro, Sì. ingegner Pattaro che insomma hanno vinto anche questo bellissimo premio, ma l'hanno fatto già la premiazione, quella che non ho capito bene.
Ma qui mi riporta la notizia che hanno ricevuto questo premio, e poi vedremo, magari ecco, prossimamente potremo, in occasione di un'intervista, potremo approfondire un attimo su questa cosa. Bene. Intanto il premio l'hanno ricevuto, la notizia è stata riportata dai quotidiani locali qui in Veneto e ricordo agli ascoltatori che questo contratto di fiume è un processo nazionale, cioè non è perché ne parliamo solo noi qui in Veneto che sia una cosa a livello regionale, ma tutt'altro è un processo a carattere nazionale e infatti ecco che, come ricordava prima l'ingegner Pattaro, ci sarà questo tavolo nazionale. E quindi appunto per sviluppare un discorso più a carattere generale che prenda tutte le regioni praticamente. Intanto iniziamo da qui con questi esempi, con queste iniziative del contratto di fiume che noi abbiamo poi anche sempre documentato puntualmente. Benissimo. Allora ci fai ascoltare un po' di musica adesso, E Rosario? adesso sì, a continuazione del palinsesto di Science Web Network, grazie Massimo, un saluto a tutti quanti. Grazie anche a te, Rosario, e buona giornata.